Abbiamo l'onore di ospitare Kenny Riches, che sta attraversando l'Europa da Londra fino a Matera per promuovere la candidatura di Matera capitale della cultura 2019. All'interno di questa bella esperienza che tocca molti stati e molte città, dall'Inghilterra, Francia, Liechtenstein, Lussemburgo, Germania, Belgio, Svizzera e infine Italia, abbiamo avuto l'onore, diciamo, di poter ospitare Kenny per una tappa di avvicinamento proprio qui a Rio Nero, anche alle soglie, diciamo, della sottoscrizione di un protocollo di intesa in cui il comune di Rio Nero e l'intera nostra comunità appoggerà Matera, la candidatura di Matera come capitale della cultura 2019. L'occasione è stata anche propiziata dal fatto di ospitare e di avere a Rio Nero l'associazione Il Velocifero, che organizza ormai da 11 anni la Gran Fondo del Vulture, che proprio quest'anno ha avuto ben oltre 600 partecipanti. Quindi queste condizioni hanno fatto sì che abbiamo l'onore di ospitare Kenny, a cui diamo il benvenuto e vogliamo, diciamo, gli chiediamo qualche prima impressione su questo viaggio da Londra. Quando sei partito, Ken, da Londra? When you started from London in this ride? I left London on the 26th of May. È partito il 26 maggio scorso, quindi 2 settimane, e quanti chilometri dura tutto il viaggio? How many kilometers is all the ride? All the ride is approximately 2,300 kilometers. I have cycled maybe 140 every day. Tutto il viaggio è ben 2300 km attraversando gli stati che dicevamo prima, e durante questo viaggio la bici era abbastanza pesante, oltre che per il bagaglio, anche perché ha incontrato maltempo in Germania, 3 giorni di pioggia pesante, quindi che hanno reso l'impresa ancora più epica. The enterprise is beautiful also for this effort that you made. Yes, it's a very difficult part of the journey was in Germany, the rain, it was non-stop, I was wet, I was cold, but I carried on. Quando arriverai a Matera? Quando è previsto l'arrivo a Matera? When you will arrive in Matera for the finish of the ride? I will arrive in Matera tomorrow, which is the 11th of June. Allora, l'arrivo a Matera è previsto domani, quindi partenza proprio dell'ultima tappa da Rio Nero con passaggio da Irsina e arrivo a Matera, quindi l'11 giugno nel pomeriggio, come momento conclusivo di tutto il viaggio. Impressioni e cose particolari che hai notato durante il viaggio? What did you observe during the ride that was more suggestive to you for this effort of promotion of Matera 2019? Well, I mean, first of all, I mean, Europe is, when you see the world on a bicycle, you see more of it. You pass by in a car and you do not see things, but on a bicycle you see a tree, you see a house, you see small things, you can say hello to a person. It's a very magical thing to do, and to travel such a long distance. I have seen the Europe change as I have come all the way down to the beautiful region of Basilicata. I look forward to Matera tomorrow, to see my family, to see my friends, and to see what happens. I luoghi sono stati tanti e sono stati visti e vissuti anche molto velocemente, perché lo sforzo, diciamo, è totalizzante durante un'impresa del genere, però la cosa bella è che ha visto tanti paesaggi e l'Europa cambiare, quindi il simbolo dell'Europa, diciamo, attraversata rispetto a questa promozione, ed è molto desideroso di arrivare domani a Matera, incontrare la sua famiglia, gli amici e vedere che cosa accade, diciamo, anche di buon auspicio rispetto alla candidatura. Noi ringraziamo
Ken per l'onore che ci ha dato e per, diciamo, il buon auspicio che noi tutti facciamo. Lui ha avuto belle parole rispetto alla bellezza della Basilicata che ha visto oggi e che ancora domani sarà degna di tanta osservazione per il tragitto, diciamo, che lo porterà fino a Matera. Thank you for your attention for to be here with us. Thank you very much. Siamo in compagnia qui del vicepresidente dell'Associazione Velocifero di Rio Niro, che ha organizzato l'undicesima Gran Fondo del Vulture, anche quest'anno ha riscosso un grandissimo successo. Quindi al dottor Cammaruta chiedo qual è, diciamo, è un onore ospitare una tappa del lungo viaggio di Kenny Rich. Sì, sicuramente sì, ci fa piacere ospitare chiunque vada su due ruote, soprattutto muovendo le proprie gambe. Non che ci dispiacciano i motociclisti, però preferiamo i ciclisti. Quindi il fatto che lui compia questo gesto eroico di venire dall'Inghilterra, lontana Inghilterra, fino a qui e fare tappa a Rio Niro in Vulture in particolare, è una cosa che ci onora moltissimo. Quindi l'associazione, quale sarà il suo apporto nel viaggio che porterà Kenny da Rio Niro fino a Matera? Domani mattina 4 o 5 degli iscritti al velocifero scorteranno Kenny fino all'incrocio con Irsina, dove sarà, diciamo, prelevato da un altro gruppo di Matera che lo accompagnerà fino alla città. Quindi da dottore, quali sono i vantaggi di andare in bici e quindi che vantaggi ha avuto Kenny non solo a livello di immagine culturale ma anche fisica su questo lungo viaggio? Allora, sul piano culturale andare in bicicletta si gusta meglio il panorama. Si odora, c'è l'olfatto in più oltre alla vista, perché si sentono gli odori nell'aria e poi basta guardare Kenny per vedere come la faccia della salute praticamente, quindi si sta benissimo, si consuma bene, si mangia bene e si gusta la vita sicuramente. Quindi qual è l'augurio per Kenny per questo, diciamo, finale di questo viaggio? Il finale del suo viaggio è che quando arriva a Matera gusti benissimo, gusti la città, la bellezza della città, oltre a tutti i prodotti neogastronomici. Ma la cosa che gli auguro di più è che di ospitare l'intero velocifero nella sua città in Inghilterra, appena sarà possibile per noi. Ora, buonasera a tutti, vi ringrazio della partecipazione questa sera e soprattutto la partecipazione al concorso. Io parlerò più che altro in maniera tecnica di come si è svolto il lavoro della giuria e quindi la valutazione delle fotografie a livello del concorso. Ovviamente che vanno le foto, io illustro un po' la sintesi della giuria. Quindi il giorno 9 marzo 2013 si è riunita la giuria per la valutazione del materiale fotografico pervenuto. La giuria è composta dal presidente Giovanni Marino, fotogiornalista. I componenti sono Andrea Gerardi, laureato in scienze della comunicazione, Pino Di Fucchio, videomaker, segretario verbalizzante Maria Antonietta Pietra dell'Ufficio Cultura. Il tema scelto per cimentarsi nel primo concorso Scatto di Primavera è il seguente: uno sguardo sul mondo giovanile nel giorno di primavera, quindi 21 marzo 2013. Uno scatto, un'immagine per raccontare la vita di un ragazzo nell'arco di una giornata, in casa, a scuola, sul lavoro, per strada, nei luoghi di rifugio. Quando con la primavera si risveglia la natura e con essa si accarezza una speranza. Un concorso fotografico può essere un modo per confrontarsi con gli altri in un'operazione culturale di reale raffronto. Non è mai facile per una giuria giudicare le immagini pervenute, tutte degne di ammirazione, mai banali. Si fa presto per un occhio esperto a giudicare la tecnica, le regole fotografiche, la composizione e l'esposizione, ma il messaggio che ognuno esprime in una frazione di secondo. No, quello ruba del tempo, bisogna approfondire l'analisi, bisogna andare oltre con la mente ed interrogare lo stato d'animo, la psiche del fotografo. Le foto giudicate sono state presentate per la maggior parte da ragazzi, molti dei quali adolescenti, e si possono quindi dire pure liberi, cioè dai confini delle regole fotografiche, tutti con dei messaggi da capire e leggere attentamente. Il tema della primavera è stato inteso in maniera metaforica. La primavera della vita, delle passioni, della tecnologia e di traspare il bisogno della condivisione dei momenti della giornata. Il bisogno dello stare insieme è presente in ogni foto. Il segno predominante è proprio il sorriso, la felicità dei soggetti ritratti, ma traspare anche tutto il disagio e le paure che la società moderna sta attraversando e che si riversa inevitabilmente sui più giovani. Il desiderio di volare alto, di superare gli ostacoli, la paura di dover partire lasciando la propria terra.
Il colore verde, sempre presente, lascia spazio alla speranza di una primavera o un rinascere a vita nuova. La partecipazione è andata oltre le aspettative, infatti sono pervenute 49 fotografie, di cui 25 foto non classificabili perché fuori tema. Purtroppo c'è stato questa cosa qua, la metà delle fotografie fuori tema, forse perché non è stato letto bene il bando, però proprio così. 24 fotografie valutate. Vi è stata una buona partecipazione delle scuole ed anche qualche partecipante dei paesi limitrofi. Le foto sottoposte al giudizio erano contenute in busta chiusa, senza possibilità di identificare l'autore. Sono stati quindi individuati, dopo un'attenta valutazione e discussione, 4 vincitori, tra cui 2 classificati ex aequo al terzo posto. Inoltre la giuria ha ritenuto di poter dare menzione speciale a 3 fotografie, a cui sono stati abbinati premio tradizione, premio comunicazione e premio primavera. Concludo con una frase del grande fotografo ed artista americano degli anni 20, Man Ray. Di sicuro ci sarà sempre chi guarderà solo la tecnica e si chiederà come, mentre altri, di natura più curiosa, si chiederanno perché. Questo è un po' il senso anche della nostra valutazione. Non abbiamo guardato soprattutto la tecnica perché era normale che fosse così, la maggior parte erano tutti adolescenti, tutti magari che non avevano neanche le nozioni delle regole. Abbiamo guardato soprattutto e cercato di capire il tema, il messaggio soprattutto delle fotografie, quella è la cosa importante, il messaggio che uno dà con le proprie immagini, con le proprie fotografie, quello che uno vuole dire, quello che uno vuole raccontare, quella è la cosa più importante, oltre alla tecnica. La tecnica secondo me viene sempre dopo. Vorrei chiamare l'assessore Paola D'Antonio, perché per premiare il terzo posto ce ne sono due, ex aequo. Donatella Cipiello. Il titolo della foto è Salto di stagione. La motivazione per aver evidenziato in maniera ironica ed allegra la voglia di superare quelli che potrebbero essere gli ostacoli e le difficoltà della vita, come il prato che supera l'ostacolo dell'inverno, così con la forza e la passione il salto energico del ragazzo supera gli ostacoli disseminati nel prato della vita. Ancora il terzo premio di seguito, Giuseppe Cerviere. Assessore Mauro Di Donato. Per aver saputo interpretare il desiderio, la curiosità e la speranza dei ragazzi di guardare oltre il muro, oltre le difficoltà. Nella loro fanciullezza, la loro primavera, riescono finalmente a volgere lo sguardo verso l'orizzonte per affacciarsi pian piano, quasi in punta di piedi nella società e nella vita. Grazie. Secondo posto, premia Maria Pinto, Presidente del Consiglio Comunale, classe quinta Istituto Carlo Levi, titolo Il Giardino dei Desideri Incrociati. Scritto in maniera semplice ed efficace le passioni, gli interessi e le ambizioni dei giovani. Nel grande parte, il disegno di cultura, la ricerca della felicità e dello stare insieme creano la giusta armonia di una società ideale, fatta di speranza e in cui le ambizioni e le capacità di ognuno siano riconosciute e portino risultati concreti. Grazie. Il primo posto, Alba Petraluno. Titolo, Attraversati. Premia Vito D'Angelo. Vorrei invitare i consiglieri comunali che ho citato prima a, insieme a me, a consegnare questo premio alla nostra amica
Vorrei anche qui la dottoressa Andalietta Chiep, che sempre si nasconde, che lei è Francesca Rascalze, quindi è sempre l'ultima che è l'ultimo posto, vedete anche lei qua con noi, che è giusto dargli merito di conoscenza. Leggo un attimo la pubblicazione. Per aver messo in luce la condizione giovanile attuale, sospesa fra solitudine, paure, ostacoli, ma anche speranze e sogni. L'elemento predominante della stazione ferroviaria che sfida ripresa di sera sta ad indicare le paure di quei tutti dei giovani di questa terra, che per ottenere spazio nella società a volte sono costretti ad immigrare. Gli ostacoli sembrano enormi e spesso le loro idee e le loro opinioni non sono ascoltate e si sentono come invisibili e quindi attraversati. In fondo a questa inquietudine sono forti le luci della speranza, la voglia di una primavera di emergere e volare alto. Siamo qui con Alba Petra Rulo, che è la vincitrice del primo concorso fotografico Scatto di Primavera, e ti chiedo come l'hai studiata, come l'hai percepita, come l'hai... raccontaci un po' come è nata questa fotografia che ha vinto il primo premio al concorso. Praticamente frequento l'Accademia di Belle Arti a Foggia e la fotografia praticamente racconta ogni giorno il passaggio che, prendendo il treno, essendo pendolare, facendo avanti e dietro, guardando dal finestrino si inizia a viaggiare e si inizia a sognare, e quindi la fotografia è nata così. Poi l'aeroplanino è un simbolo che mi porto dietro da un annetto a questa parte, e quindi ho voluto rappresentare con un simbolo che magari è chiaro a tanti l'aeroplanino, facendolo volare nel cielo e quindi potendo dare una speranza a tutti. La tecnica che hai usato per fare questa immagine? Praticamente con un autoscatto è stata sottoesposta due volte, semplicemente così. Hai usato anche la tecnica della doppia esposizione, sì, praticamente. Sì. E come mai hai deciso di utilizzare questa tecnica particolare? Perché era bello vedere sia il dietro e comunque rendere trasparente me, perché comunque era un attraversamento, da come il titolo Attraversati, era attraversa anche i binari, attraversa la stazione, attraversa i sacrifici, e quindi è stato così, è nato anche per caso volendo. Ok, questo era un concorso incentrato soprattutto a descrivere la giornata, la vita di una giornata di un giovane il 21 marzo. Che messaggio ti senti di dare, tu giovane, ai tuoi coetanei, ai giovani? Di essere sempre speranzosi, perché comunque di poter far volare tutti i nostri sogni e di poter aspettare, perché comunque i segnali arriveranno. Scuola elementare nel ventennio fascista. Alfredo Bocchetti, già dirigente scolastico qui a Rio Nero per lunghi anni, ha voluto regalarci questo testo importante che analizza gli sviluppi della scuola durante quel periodo drammatico per molti aspetti, però mi pare che dalla riflessione scaturita nella serata non tutto era da buttare di quel periodo. Sì, è vero, c'è qualcosa, come dire, da salvare. Quale ad esempio la diffusione del leggere e dello scrivere e del far di conto in tutte le parti d'Italia, soprattutto con la scuola rurale. Ma c'è da tenere presente che la finalità non era quello di acculturare il popolo, ma era quello di fornire lo strumento del leggere e dello scrivere per poter servirsi di quelle che erano tutte le disposizioni, le informazioni e i messaggi del fascismo. Quindi una sorta di propaganda. Si può leggere anche una sorta di collegamento con quanto accade oggi in questo ventennio diverso, ma non troppo distante sotto l'aspetto della dittatura rispetto all'informazione? C'è un aspetto così di ordine, come dire,
dire comportamentale per quanto riguarda i politici. Nel libro io ho trovato alcune espressioni di gerarchi e di ministri che un'espressione tipica: noi siamo il partito del fare. Vedo che anche oggi si adopera questa espressione. Sono cambiati i tempi, sono evoluti, ma non so, dobbiamo riflettere anche su questa espressione di oggi. L'aspetto del maestro unico, per esempio, chi non ricorda il proprio maestro dell'infanzia? Nel corso degli anni si è modificata questa logica, ha portato benefici oppure no? Io non credo nel maestro unico per motivi di ordine pedagogico, metodologico, didattico e quindi formativo. Sono per il maestro che lavora in equipe, che affronta non soltanto i contenuti disciplinari ma anche i contenuti culturali con un nuovo metodo, stile di insegnamento e apprendimento, che è quello della ricerca. Se si vuole fare questo, se si vuole scoprire, sia i saperi disciplinari che, come dire, i significati del mondo culturale, bisogna che la scuola, come dire, ritorni, perché c'è stato un periodo in cui lo era, ritorna a lavorare in equipe e non individualmente, anche perché l'insegnante, come dire, unico, con un tempo molto ristretto e con insufficienza di mezzi, non può, come dire, curare quello che è l'aspetto nobile dell'educazione, la formazione del pensiero critico nel bambino. Professoressa Michela D'Alessio, già docente all'Università di Basilicata di storia della scuola e degli istituti educativi, istituzioni educative, ha dato un ampio quadro rispetto al libro del dirigente scolastico Bocchetti sul ventennio, la scuola elementare nel ventennio fascista. Ci sono delle analogie rispetto ad oggi, quello che si vive oggi? Che cosa è rimasto di quel messaggio secondo lei ad oggi? Ma diciamo, il messaggio che sicuramente proviene dal volume di Bocchetti è duplice: uno d'ordine sicuramente storico, nella capacità di ricostruzione di quella che era la vita interna della scuola durante il ventennio fascista, in questo, come dire, riprendendo un filone di studi recente della storiografia scolastica educativa molto importante, cioè la quotidianità scolastica. Infatti attinge delle fonti molto importanti, finora poco indagate ed esplorate. Proprio lui, uomo di scuola, dirigente scolastico, sono gli archivi scolastici. Quindi l'importante di queste fonti documentari, degli archivi scolastici a cui attinge, le cronache, i registri, l'importanza dei libri di testo, una espansione di fonti che contribuiscono ad arricchire il quadro di ricostruzione dell'epoca fascista. Dicevo duplice perché uno in relazione alla capacità di ricostruzione storica, l'altra in ordine alle sollecitazioni che solleva con riguardo a quello che deve essere, come dire, l'esercizio, l'insegnamento alla democrazia, alla cittadinanza, alla formazione dell'individuo, al benessere dell'individuo all'interno della società, che è una lezione di sempre, insomma, che trova proprio nella sua nella scuola una leva fondamentale. E quindi le ultime parole di Bocchetti, che termina dicendo che occorre far tesoro, insomma, di quanto egli è andato ricostruendo in relazione al ventennio fascista, credo possano sicuramente essere fatte nostre. Facevo una riflessione, appunto leggendo il libro, in riferimento ad un film di qualche anno fa che vinse la Palma d'Oro a Cannes, che si chiama Il Nastro Bianco, di un grande autore austriaco, si chiama Haneke, e faceva il regista un'analisi profonda sulla generazione che poi ha prodotto le guerre, quindi il nazismo, il fascismo. Quel ventennio, quella scuola, la nostra, in Italia, che ha prodotto, secondo lei, nel bene e nel male? Più nel bene o più nel male? Devo dire che poi, appunto, sicuramente c'è stato l'evento bellico,
però è proprio sotto quella cappa nera, a ben vedere, che sono sorti, insomma, i respiri di le richieste di democrazia, come sono nati quegli intellettuali che, a ben vedere, hanno poi fatto la storia della scuola democratica in età repubblicana. Quindi questa cappa nera non è stata realmente totalizzata, ma qui si solleverebbe, insomma, un ampio dibattito su quella che è stato anche definito il totalitarismo imperfetto, piuttosto che tardivo, piuttosto che riluttante. E come dicevo anche nel corso della relazione, non si può parlare di una vera e propria controllo e reggimentazione della scuola, non si parla di scuola fascista, e in questo ho apprezzato anche il titolo, cioè è la scuola elementare nel ventennio, no? E lì dove invece parliamo... Quindi la scuola era uno strumento di propaganda? Sicuramente soprattutto dopo il 25, a cominciare comunque anche dall'organizzazione extrascolastica con la nascita dell'Opera Nazionale Balilla, sicuramente c'è come dire, il tentativo, soprattutto nella fase del totalitarismo degli anni 30, di fare proprio della scuola la cassa di risonanza di quello che era il progetto di reggimentazione e di organizzazione soprattutto della gioventù, facendo leva, questo sì, su un elemento di modernità che comunque riconosciamo al fascismo, nell'uso dell'elemento propagandistico con riguardo anche all'uso proprio dei mass media, no? Dei moderni mezzi di comunicazione di massa. E rispetto ad oggi, un'analisi, si può fare una comparazione fra quel periodo e questo, un ventennio appena, siamo ancora dentro, un periodo in cui c'è una dittatura diversa, magari edulcorata, del consumo? Il consumo, il consumismo saremmo portati a parlare ed estendendo di globalizzazione, insomma, quindi sicuramente anche in tal senso il ruolo della scuola a livello formativo, educativo e non solo di trasmissione di sapere ma di valori, modelli comportamentali rimane una leva centrale in quel rapporto a cui facevo anche richiamo, che è indissolubile fra scuola e società in tutte le epoche. Ma ricordo come non sono, quando sono stato preparato la casa, tanti giorni fino all'era, per mamma, che fatica, quanto a me. Se ci fa dopo, per la vita, per essere pronto entro la mattina. Lumino, non brucia in luce, aspettando la fermata, che veniva da luce. Tuzzolava la porta e diceva, fare acqua in pasta, scala giusto, fa poi ora. Fatta chi è pronto quando venga a pigliare la tavola che le fa. E mamma rispondeva, e ha cominciato una bella vita, un pasta pane apparecchiato, che farina, cada pane lo crescente, come sapevo per pari. Ogni tanto mi viene alla mente, sarà che era meccaniana, la potete se faceva sempre. Certo pubblicitti che ti dite che ancora capra, che sopra proprio luglia, sangue e una pambrura, che se ci penso proprio ciò. Il dirigente scolastico Antonio Pinto questa sera nella sua casa, nell'istituto comprensivo, ha ospitato la presentazione di un libro. È un evento abbastanza raro, però è importante che la scuola si apra appunto al territorio, alla poesia popolare, in questo caso quella di Ernesto Grieco. Sì, devo dire che non è raro il fenomeno della presentazione dei libri, perché ne abbiamo visti tanti in questi ultimi anni. Non è raro i luoghi in cui si è svolta questa presentazione, e devo sottolineare l'aspetto positivo di questa scelta, quello appunto di intercettare un po' i nostri ragazzi, almeno quelli della scuola media, ad avere un approccio con il linguaggio poetico, un linguaggio poetico che tra l'altro era scandito su tematiche prettamente, diciamo, territoriali, quindi vicino anche alla loro attenzione, al loro ambiente di vita, per sollecitare in loro anche una curiosità rispetto al passato e cercare di tenere quanto più possibile sotto controllo, insomma, l'evoluzione dell'ambiente naturale, cercando di proteggere le bellezze che sono vicino a noi in prima istanza, ma anche di tutta la nostra, del nostro territorio della Basilicata, che ha ancora qualcosa, insomma, da dire anche sul piano della, diciamo, della bellezza estetica e anche della tradizione culturale in senso lato.
e il resto con queste sue poesie ha tracciato, diciamo, un quadro abbastanza idilliaco della situazione. È vero che ci sono problematiche anche di natura ambientale, lo sviluppo, come dire, insomma, l'industrializzazione necessariamente porta delle problematiche che sono state anche in un certo modo, insomma, messe in evidenza dall'intervento del professor Pallottino, però è necessario avere nei confronti di queste tematiche la massima attenzione affinché non si arrivi alla devastazione e al degrado ambientale come è avvenuto purtroppo per esempio a Taranto o in altre località dove si sta pagando in maniera, come dire, molto pesante questo scotto. C'è bisogno di poesia allora in tutto questo? La poesia penso che abbia queste caratteristiche, quelle di tratteggiare le cose e di trattare le cose con delicatezza, con attenzione, appunto con l'approccio tipo ecologico. Monte Vulture, montagna nostra. E questo è per fare un po' il senso, perché io ho questo feeling insieme alla montagna, che ogni mattina quando mi alzo c'è questa montagna che canta. Quando uso gli occhi nella finestra mia e guardo a cada monte, maestoso mi viene in faccia la montagna. Se la fissa e resta bocca a guardare, sempre fatta, mi vuole abbracciare. Montagna, quasi la mamma nostra, con una mano in genitiva, aria, torrente e fine. La ritanda corrino su, con una grossa menna gallata, scena una bacia uchiana, vatto, fosse e posto, tu sausano uccido, faggio, quercio, pino e castagne, che ti incantano sulla guardata. La ritanda capiglia sparsa, sorge una bacia, una tutti simile. Acqua questi che quando rivive, tutte che mi incanta. Acqua che pure razza, descritto e vantaggio. Ma anche pubblicità le morte. Che roba l'hanno fatta la vendita secola fa. Caso vanno manare, ti fanno un libro e ti fanno pensare. Ecco, questo Maria. Paola D'Antonio è assessore al Comune di Rio Nero ed è stata presente alla presentazione del libro di Ernesto Grieco, Basiducania. Questo nome evoca qualcosa, Basiducania? Abbiamo una regione con doppio nome che spesso ignorano altrove. Una regione con doppio nome, ma ci tengo a precisare, con un'identità unica, forte, definita, un'identità che grazie a persone, a figure, ad artisti come Ernesto riusciamo a conservare e tramandare nel tempo. La Basilicata, mi piace chiamarla così perché è questo il termine che usiamo nei nostri tempi, così come è stata rappresentata nell'opera di Ernesto, è una terra dai profili sensibili, dagli orizzonti dolci, una terra che con serenità e tranquillità ha saputo seguire i tempi e ha saputo anche far fronte a quelle situazioni, a quelle novità, a quelle new entry che in altre realtà sarebbero rappresentate e avrebbero significato delle profonde anche rotture, difficoltà ambientali. Si parlava prima di poesia, chiedevo prima al dirigente Tonino Pinto quanto bisogno c'è ancora di poesia, c'è sempre bisogno di poesia, spesso è ignorata la poesia in questo andirivieni di ruoli, in questo stress continuo che ci offre la quotidianità. Sì, siamo nell'era della globalizzazione, siamo nell'era dei social network, siamo nell'era degli SMS e degli MMS, però la poesia, una poesia che così decanta la natura, gli ambiti, gli ambienti, le emozioni, rappresenta ancora un'arte fondamentale, un'arte che mette l'uomo al centro del suo mondo, un'arte che in molti casi può rappresentare in modo dolce e sensibile anche quella che è la logica della vita di ciascuno di noi. Nella vita amministrativa manca un pizzico di poesia? Io penso di no, penso che non pare, ma per affrontare la vita amministrativa di ogni giorno c'è bisogno di tanta poesia. C'è bisogno di questa città particolare? Anche in questa città c'è bisogno di guardare sempre alla poesia, proprio perché la poesia, così come l'abbiamo intesa oggi, così come l'abbiamo approfondita oggi, rappresenta la vera chiave di lettura di un territorio, della sua popolazione e dei suoi bisogni, ed è la chiave di lettura a cui gli amministratori devono logicamente fa riferimento.
col professore Tonino Pallottino, già docente di filosofia, abbiamo sviscerato spesso tematiche legate alla poesia. È autore di un testo che a momenti sarà presentato anche a Rio Nero e questa sera ha parlato in maniera forse prepolitica dell'aspetto letterario e poetico del libro di Ernesto Grieco, Basilucania. Beh, non sono io che ho forzato la mano. Inevitabilmente è il libro di Ernesto chi si presta. La poesia di Ernesto è una poesia oggettiva, di un realismo spietato. È una poesia carica di aggettivazione negativa che la dice lunga sulla realtà della Basilicata, quindi inevitabilmente la sua poesia porta a considerare gli aspetti anche politici della realtà della Basilicata. Ernesto Grieco, qui nella scuola elementare di Rionero, penso che abbiamo svolto una delle serate culturali più interessanti che si possano svolgere. Hai presentato il tuo libro, Basilucania, che ho visto nascere, ho avuto questo privilegio inizialmente, e che ci ha confortato all'idea che andava pubblicato. Ecco, la considerazione sulla serata, in generale sul tuo ruolo di sentirti poeta in questo tempo sbandato, diceva una canzone di Ivano Fossati. Ma io sono strafelicissimo per come ci si è svolta la serata e l'entusiasmo che ho percepito dalla gente mi ha confortato dell'impegno fatto per questo libro che cioè in qualche modo mi ha riportato ad un mio intendimento, quello che è sempre stato della collaborazione insieme ad altri poeti, insieme ad altri artisti, quindi connubiare, fare qualcosa insieme, cioè perché questa voce si innalzi quanto più e quindi venga recepita dalla gente come messaggio in questa zona nostra di sopravvivenza. Ecco, questo è il messaggio che intendo dare io, che spero che i giovani della scuola vogliono cogliere andando a leggere fra le righe di questi testi miei. Il professore Pallottino parlava anche di una lettura politica, invece anche, in aggiunta c'è anche una problematica di natura didattica per le nuove generazioni, un testimone che viene da lontano, da poeti popolari come Carmine Cassese o Dario Volonnino che ci hanno preceduto e che quindi in qualche maniera abbiamo colto come testimonianza, quindi per proseguire e rivolgere alle nuove generazioni. Sì, indubbiamente, non soltanto Carmine Cassese, Olonnino, il Cervellino che hanno fatto, ma io mi andrei un pochettino un po' più in là, agli Scodellaro, e perché no, ai Giuseppe Catenacci, che hanno studiato il volto anche da un punto di vista morfologico, quindi hanno cioè Catenacci l'ha scandagliato in tutte le sue introspettive e quindi io mi sono rifatto a questi due illustri predecessori che hanno cantato le bellezze del Vulture e della Lucania, anzi della Basilucania, perché io insisto su questo tema di accorpare tutte e due le denominazioni per dare una maggiore identità alla nostra regione che spesso viene così in qualche modo non identificata. Ah, la Lucania, ah, la Basilicata, ecco, non abbiamo ancora secondo me una connotazione giusta e veritiera del nostro territorio e del nostro essere italiani.